Una vicenda che ha lasciato sotto shock la Nuova Zelanda. Una coppia ha partecipato a un'asta, riuscendo ad acquistare un garage abbandonato, pensando poi di fare qualche affare rivendendo la merce presente all'interno. Quando hanno aperto alcune delle valigie che si trovavano all'interno del box, hanno scoperto con orrore che vi erano i resti di due bambini morti. La polizia ora ha identificato i due genitori dei piccoli, entrambi scomparsi da anni. Secondo quanto emerso, la morte dei due bambini di 5 e 10 anni risalirebbe ad almeno 4 anni fa, ma in tutto questo tempo nessuno li ha mai cercati perché i genitori di origine straniera sono spariti nel nulla e nessun parente abita in zona.